La morta natura che invade lo schermo ricopre le gesta del mitico Anselmo. Per cui la caciotta dal pozzo infamante toglietevi innanzi, che io mostro il sembiante. Chi vi parla è lo prode Anselmo da Montedello. L'odor di caciotta mi rende contento, io tosto la magno e così mi presento. Giambuccio senza vera. Si può sapere dove cacchio sei nato? Io sono di Orte per parte di madre e di Roma per parte di certi amici di mio padre. Avanti, Giambuccio, svelticiti! Va a farlo bagaglio, va a farlo salutalo parentato e va... Affanculo! Ma chi ce l'hai con te? Ferma! Giambuccio senza terra! Sei pronto a firmare lo foglio dello reclutamento e morire per la santa causa? E se non firmo? Mori subito! Firmo! Hai firmato con la croce. Sei un crociato! No, sono analfabeta! Partì per la guerra col prode scudiero, di nobile schiatta, padron di un maniero. Pensate un po' che in casa mia c'era una tale miseria che i topi surtivano dalla credenza con le lacrime all'occhio. A conoscer dovevo un pugnace tedesco da dietro una fratta prendendomi il fresco. Anselmo, tu fatta vento capuzza, io ti taglio capocchie. Quelli due delinquenti mi fatta fessa, mi fregata come idiota un'altra volta. San Mancinello una grazia ambretta, se non te desci come se inchiappetta. Scopritilo d'eretrano, svergognato. Ehi, ho visto che tentavi di spogliare e farti quel poveretto lì. No, no, mi sbagliate. Mi voleva fustigare. Sì? Fustighere. Dicono tutti così. Anche a me la prima volta mi hanno scoperto le chieppe con la scusa del frusinolo ed eccomi qua. Minchen. San Mancinello, San Mancinello. Che tu c'hai? Io mi sento una specie di... arrabamento! Oh! Che una mulicane cantante! Vedrai fiammettata notte come se ingrifano qui due! Anch'io sento una certa erotica eccitazione. Sì, sì, proprio lì, sulla punta... Oh! Dominio! Come mi sento un grillito, fiammetta mea! Quando mi piaci! E che belle spalle! Io sono vergine! Buono ce l'hai l'oroscopo per me! Non avrei mai immaginato che un contadino, un povero Giambuccio senza terra, ci avesse un biffero di sta portata, E allora Otone, sai che fa? Eh? Ci attacca! E mentre il tedesco restava attaccato, prendemmo la strada che avrebbe portato verso altre avventure, di cui questo schermo sarà narratore. Parola di Anselmo! Strillavano i turchi dietro, ritornò.